Buonasera, ciao ragazzi, sono Super Seme, benvenuti in un'altra puntata della carrellata della Serie A. E allora, oggi andremo a riassumere le due giornate che ci sono state questa settimana, la 32esima e la 33esima giornata, a partire e cominciare subito a riassumere i risultati della 32esima giornata. Allora, partiamo dalla Fiorentina che ha vinto in trasferta 2-1 contro il Verona, Sassuolo vince in trasferta 2-1 contro il Milan, Bologna-Toro 1-1, e la Crotone-Sampdoria 1-0 per la Samp, poi Genoa-Benevento 2-2, la Juve che aveva vinto in casa per 3-1, poi Spezia-Inter 1-1, Udinese-Cagliari 1-0 per il Cagliari, Roma-Atalanta 1-1, e poi Napoli-Lazio 5-2. E questi sono i risultati della 32esima giornata. E adesso passiamo a riassumere la 33esima giornata che c'è stata ieri e oggi. Partiamo subito con il derby della Liguria, partito da Genoa-Spezia. Allora, il Genoa vince il derby della Liguria vincendo 2-0 contro lo Spezia. Parma-Crotone, il Crotone che batte addirittura il Parma, che sta penultima in classifica, vince 4-3 per il Crotone. Sassuolo-Sampdoria, la Samp perde 1-0 contro il Sassuolo, infatti il Sassuolo vince 1-0 contro la Sampdoria. Poi Benevento-Udinese, l'Udinese vince in trasferta per 4-2 contro il Benevento. Poi altro pareggio appunto per la Juve, che a quel punto ancora una volta la Juve non va oltre il pareggio ancora in trasferta, finendo così 1-1 tra Fiorentina e Juve. E l'Inter intanto batte il Verona per 1-0, il Cagliari vince 3-2 contro la Roma, la Roma perde 3-2 in trasferta col Cagliari. E quindi l'ultimissimo risultato, che adesso ve lo dico subito, è della partita che c'è stata adesso ed è appena finita, Atalanta-Bologna. Infatti l'Atalanta ha fatto una goleada assurda ed ha vinto 5-0 contro il Bologna. A seguire ci saranno le due partite tra Toro e Napoli, che domani la giocheranno alle 18:30, e Lazio-Milan domani sera alle 20:45. E allora, se volete, magari ditemi voi qua sotto nei commenti, per fare come da pronostico, come finirà Toro-Napoli e Lazio-Milan. Scrivete qua sotto un vostro pronostico, qua sotto nei commenti. Io direi che possiamo concludere questa ennesima puntata della carrellata della Serie A. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, fate tanti clic, mettete la campanella, qua su SP è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video con un'altra bella puntata della carrellata della Serie A. Ciao alla prossima!